Barbara D'Urso e Selvaggia Lucarelli un tempo erano colleghe e si stimavano molto, ma cosa è successo poi? I dettagli a seguire. Sembrano lontanissimi i tempi in cui Selvaggia Lucarelli parlava positivamente di Barbara D'Urso, eppure è successo, ma quando? In pochi ricorderanno che diverso tempo fa, la giornalista collaborava spesso con la nota conduttrice. Selvaggia era uno dei volti delle trasmissioni dell'ex presentatrice Mediaset, e il loro allontanamento è dovuto proprio a un brutto episodio consumatosi nello studio di Barbara D'Urso, ormai 13 anni fa. Cosa è successo? Tutto è cominciato quando l'ex marito della Lucarelli ha deciso di partecipare all'Isola dei Famosi, proprio nel periodo in cui si stava separando dalla giornalista. Al centro di tutta la polemica mediatica, purtroppo, c'era Leon, il figlio che la penna del Fatto Quotidiano ha avuto proprio Laerte Pappalardo. Perché Selvaggia Lucarelli e Barbara D'Urso hanno litigato? A spiegare cosa sia successo fra Selvaggia Lucarelli e Barbara D'Urso ci ha pensato proprio la prima delle due lo scorso anno. Proprio tramite il Fatto Quotidiano, la giornalista aveva scritto queste parole: circa 12 anni fa sono andata da lei ospite per l'ultima volta. Vivevo un momento personale molto difficile per la mia separazione. E ancora, lei sapeva tutto, perché qualche volta ci eravamo viste anche fuori dal programma. Le spiegai fin da subito che non avrei mai parlato in TV di mio figlio e della mia separazione. Poi accadde che un suo programma concorrente iniziò a rovistare nella mia vita privata, a dare informazioni false su mio figlio che era piccolissimo. Infine, aveva raccontato il seguente aneddoto. All'ennesima puntata in cui si parlò di me in mia assenza nonostante le diffide, telefonai in diretta per chiedere che si smettesse di parlare in TV di mio figlio minore. Ma non è finita qui. A quanto pare, Barbara D'Urso chiamò a raccolta Selvaggia Lucarelli per rimproverarla e, purtroppo, non finì bene. Lo scontro fra i corridoi Mediaset, Selvaggia Lucarelli, raccontando l'ammonizione di Barbara D'Urso, aveva dichiarato quanto segue. Il giorno dopo ero ospite di Barbara D'Urso su altri temi. Prima dell'inizio del programma lei si fece trovare in corridoio e mi chiamò con aria di rimprovero. Ehi tu! Mi rimproverò duramente perché ero intervenuta nel programma concorrente e minacciò di invitare da lei la mia controparte. Le spiegai che stava parlando della mia vita, non di show. Non andai mai più ospite nei suoi programmi. Le belle parole per la conduttrice. Video. Nonostante gli attuali rancori fra loro, Selvaggia un tempo aveva grande stima di Barbara, come dimostra un'intervista di diverso tempo fa. In questo estratto, infatti, la giornalista rivolgeva parole d'affetto nei confronti della nota conduttrice. Correva l'anno 2009. Purtroppo, come confermato dalla diretta interessata, quei tempi ormai sono più lontani che mai.